Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come punto manca poco meno di un mese all'attesissimo debutto di Ballando con le Stelle 2023 di Milly Carlucci ed il cast è praticamente quasi del tutto svelato, tranne per qualche concorrente ancora nell'ombra. I fan non avevano gioito per l'età media delle star, tutti aghe. Ma ora il figlio VIP più bello d'Italia porterà freschezza, appunto, finalmente una ventata di aria fresca nello stagionato cast dello storico talent show di Rai 1, dopo avere rivelato la partecipazione della 25enne ex Bonus di Avanti un altro, Sara Croce. Anche un altro giovane si cimenterà ufficialmente in Ballando con le Stelle 2023. Secondo diversi è figlio d'arte più sognato d'Italia. Ballando con le Stelle 2023, annunciato un altro concorrente. Subito dopo la conferma di Teo Mammucari, che ha mandato letteralmente in visibilio gli spettatori, ecco un altro nome che farà parte della 18esima edizione della trasmissione di Milly Carlucci. È un figlio d'arte e tutti vogliono saperne qualcosa in più di lui e della sua famosa quanto particolare famiglia. Suo padre è una vera icona e ha preso parte a vari show, e uno parla della sua famiglia, come l'Isola dei Famosi 2015. Lorenzo Tano, figlio maggiore di Rocco Siffredi e Rozza Tassi, è pronto per la sfida, ci sarà anche lui il 31 ottobre a Ballando con le Stelle 2023. Al contrario del fratello Leonardo, classe 1999, che ha seguito le orme dei genitori, è un motociclista professionista. Sui social sono curiosi, voglio proprio vedere, 27 anni? Finalmente uno giovane, sembra molto carino, stiamo a vedere, e chi lo conosce, che bello. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.